Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video e un felicissimo 2020 a tutti quanti voi. È stato un 2019 lungo e faticoso, ma sono contentissimo di aver intrapreso questa avventura insieme a voi e sono contento anche di vedere che stiamo piano piano crescendo più o meno quanto vorrei. C'è ancora però tantissima strada da fare e spero che resterete con me per tutto il tragitto. Adesso però veniamo a noi, ovvero alle uscite di gennaio 2020 su Nintendo Switch. Sarà che c'è già tantissima carne sul fuoco, ma questo mese, come anche il precedente, non c'è tanta roba di cui parlare. Però abbiamo avuto The Legend of Zelda Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Scudo, quindi siamo a posto fino all'uscita di Animal Crossing e di Bayonetta 3. Facciamo comunque come al solito una carrellata di quelli che sono, secondo me, i migliori 5 giochi in uscita a gennaio su Nintendo Switch. Brain Training del dottor Kawashima celebra il ritorno di una delle serie videoludiche nintendiane più insolite e, se vogliamo, sorprendenti degli anni 2000. La versione Switch del puzzle educativo e terapeutico basato sugli studi del dottor Kyuta Kawashima permette di servirsi degli strumenti della Switch per garantirci un'esperienza interattiva ancora più profonda, immersiva e divertente. Gli utenti che decideranno di allenare il proprio cervello con le attività presenti in Brain Training avranno a disposizione tantissimi esercizi basati sull'utilizzo della telecamera IR, dei giroscopi, della funzione di movimento e del Rumble HD dei controller Joy-Con di Nintendo Switch, ma verrà dato anche ampio spazio ai test tradizionali e a tantissime sfide mnemoniche intelligenti con tutorial esplicativi e statistiche dettagliate. Il gioco è già disponibile dal 3 gennaio. Nonostante siano passati relativamente pochi anni dall'uscita della versione originaria di Tokyo Mirage Session su Wii U, Atlus prova a risollevarne le sorti dandole nuova vita su Switch per sfruttare le proprietà della console e il mai sopito interesse dei suoi utenti per i JRPG. La riedizione FEM Core del crossover tra Shin Megami Tensei e Fire Emblem comprende tutti i contenuti dell'edizione primogenea, ma con aggiunta di un comparto grafico rinnovato e soprattutto di una serie di contenuti che non erano presenti su Wii U. Tra questi possiamo citare l'introduzione del Dungeon Area di Aspirazione, una EX Story completamente nuova con una propria avventura da affrontare per sbloccare vestiti, accessori e canzoni da ascoltare al Fortuna Entertainment. La data di uscita prevista è il 17 gennaio. Per tenere alta la bandiera degli shoot'em up, gli autori indipendenti di Alpha System ci propongono Sisters Royale, un curioso esperimento videoludico che attinge a piene mani dalla tradizione degli sparatutto arcade a scorrimento verticale e dalla nobile arte dei manga giapponesi. Il compito degli utenti è quello di assistere all'epico scontro tra 5 sorelle che, invaghitesi dello stesso uomo, proveranno a conquistarlo dandosi battaglia all'interno di scenari fantascientifici pieni di esplosioni particellari. Il gameplay di Sisters Royale trarrà forza dal Tension System, un meccanismo che sbloccherà delle spettacolari abilità caricando una barra di energia che terrà conto della precisione e della distanza dei colpi inferti al nemico di turno. La data di uscita prevista è il 30 gennaio. La storia di Scale Boy, il nuovo action roguelike di Umaiki Games, è incentrata sulla figura di Skippy, uno scheletro quadrato e flessibile che deve fronteggiare il mago di corte del regno di Kyubold prima che quest'ultimo evochi il suo esercito di non morti. L'ultima epopea in pixel art del team Umaiki fa della personalizzazione dell'esperienza di gioco la sua arma vincente. Il nostro coraggioso Skippy, infatti, potrà modificare a piacimento le parti del corpo per adottare gli stili di combattimento più disparati. A garantire la progressione metroidvania dell'avventura ci sarà poi un ampio ventaglio di armi, elementi di equipaggiamento e abilità da acquisire superando le orde di creature che popolano i dungeon di Skellboy.
La data di uscita prevista è il 30 gennaio. Ispirata alle serie GDR culto come Final Fantasy e alle tematiche ambientaliste, l'ultima avventura JRPG di Compile Art ci vedrà interpretare Queen Bravesford, una guerriera che partirà alla volta di un'immensa regione desolata per andare alla ricerca di un manufatto che le consenta di fermare la desertificazione che minaccia il suo regno e l'intero pianeta. In questa sua riedizione occidentale, Ark of Alchemist permetterà ai fan del genere di attingere a tutti i contenuti della versione originaria a partire dai dialoghi in giapponese. Sarà comunque possibile impostarli in inglese con relativi sottotitoli. Tra i punti di forza dell'opera troviamo poi un'ampia personalizzazione del party di alleati e una grande libertà nella scelta delle missioni da intraprendere dalla strada da tracciare con gli eventi della storia. La data di uscita prevista è il 30 gennaio. Bene ragazzi, con questo era tutto, allora che cosa ne pensate? Comprerete qualcosa questo mese su Nintendo Switch? Fatemelo sapere nei commenti, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di spaccare quel pulsante like. Ciao!